Ok ragazzi, complimenti per il pezzo. Continuiamo grazie, con grazie. La chiacchierata. Siamo sempre in diretta dallo studio A di Radio Cooperativa con Materiale Resistente, studio Give Us Barabba. Prego Alessia. Sì, continuiamo parlando delle fasi di registrazione di questa vostra ultima produzione. Come si sono svolte? In fretta e furia perché non avevi moschei. E a parte questo... Dai, di qualcosa siamo tu. Siamo andati dal nostro grande amico e produttore artistico Enrico Uccalunghi, che è anche compaesano qui perché ha lo studio a pochi chilometri da qui, giusto? Ah, oh, sono io. Sì, sì, esatto, compaesano, sì, qui a Padova, diciamo, se non ricordo male, Brugine, Campagnola, Brugine, quelle zone là, esatto. Salutiamo a proposito. Bene. Studio. Quindi sì, siamo andati a Brugine per alcune settimane in studio appunto da esattamente una e quattro giorni. No, considerando anche poi qualche lavoro di post produzione. Considerando le tue tempistiche, forse sì. Io ci sono stato un giorno. Ecco. Abbiamo avuto il batterista molto molto veloce. Cioè preparato. Tu hai fatto le batterie di questi pezzi che sono una decina di pezzi. Otto pezzi in una giornata. Sì. Un basso po' per batteria assieme. Lavorative. Sì, dalla mattina alla sera. Complimenti. Basso e batteria sono stati incisi in presa diretta assieme. Ah, in presa diretta. Come mai questa scelta? Perché i due forti. Per avere più groove, per creare più dinamiche. Cioè avete cercato di creare un pochettino la dinamica della presa un po' diretta in modo tale suonasse un po' più live. Anche secondo me è una buona scelta. Tra l'altro è una scelta, vedo un pochettino anche grosse produzioni che viene fatta ultimamente, perché molto spesso perdono un po' i dischi patinati, perdono un po' di botta, prendono un po' di calore. La sessione ritmica è il primo punto dove devi avere esatto. Adesso i puristi, io ho anche una cosa, non sono un pro click, devo dire la verità, non sono un pro click tanto, però insomma, per registrare gli album ci vuole, poi bisogna vedere determinati album, soprattutto se fai prog o altra roba del genere, però io sarei più proprio per la presa diretta, immortalare un po' l'enfasi che una band riesce a proporre dal vivo. Ecco, vi ho interrotto, continuate un po' con le fasi di registrazione, prego. Niente, avevamo questi 10-11 giorni a disposizione, abbiamo preferito appunto fare basso e batteria insieme per prelevare il feeling. Poi siamo subito partiti con chitarra e tastiera, ci siamo un attimo arenati perché abbiamo avuto dei problemi con la tecnologia che ha cercato di ostacolarci, però e dopodiché la voce è proprio classico iter, ecco, sessione ritmica, poi chitarra, effetti e voce. Abbiamo aggiunto poco prima di finire le tracce vocali, i fiati, perché io sì suono il sassofono ma sono l'unico, a noi... ci sono dei punti in cui ci piaceva molto avere una sessione fiati, allora abbiamo chiamato due nostri compari, Davide al trombone e Alessandro Fabbro alla tromba, che ci hanno aiutato, abbiamo fatto questa bella sessione fiati e ciao, ce l'abbiamo messa dentro. Bene ragazzi, sentite, passiamo subito al punto di vista compositivo, i pezzi sono, c'è veramente di tutto. Cioè, è difficile. Mi descrivete un po' come funziona il vostro processo compositivo? Sono veramente molto curioso e credo che sia un po' anomalo. Ci tengo a dire una cosa. Prego. Sì, mi preme dire ogni volta. Che appunto, essendo una band che deriva da esperienze diverse, esatto, che abbiamo suonato tutti generi comunque abbastanza differenti tra loro, anche se hanno dei punti di contatto, quello che viene fuori comunque è qualcosa di assolutamente naturale, ognuno contribuisce con alcune proposte, poi spiegheremo meglio magari come cosa accade in fase compositiva, però ognuno dà del suo e questo dà questa eterogeneità ai nostri brani, non è qualcosa che viene scelto a priori, non è qualcosa che era voluto al momento in cui è stata formata la band. Bene. È Novel Cuisine, tu stai facendo un piatto di pasta, al posto delle zucchine provi a metterci il tonno e se ti piace poi lo mangi. Insomma. Pasta dei becchi. Esatto. Pasta... scusatemi se se vado un po' a ricercare, ma tipicamente un pezzo, insomma, magari fatemi un esempio di un pezzo, come nasce, perché veramente sono incastri veramente... Solitamente partono, come succede spesso in tante altre band, dai riff di chitarra. E poi è che poi c'è il delirio. Sì, sì.
Sei delirio, si sommano cose. Tutto nasce anche dal fatto che suoniamo con dei volumi allucinanti in sala prove. Quindi, tenendo conto che ognuno si dice su parole, si insulta perché i volumi troppo alti non si capisce, e anche questo contribuisce a innervosirci, a creare del fastidio. E soprattutto tu suoni con volume, mi sa. Io sì, avrei volume, sono molto sordo. E non è mai stato in sala prove, Mario. Non c'è mai stato. No, non sono mai stato. Però posso dirlo perché l'ho ascoltato molte volte dal vivo, praticamente tutta la line-up, quindi so che insomma è uno che deve farsi sentire con la chitarra, giusto? È egocentrico. Un pochino. Bene. Comunque parte dalla chitarra e poi sopra iniziamo a costruirci cose, ma perché per il semplice, magari anche solo uno dice: ah, bella sta cosa, a me ispira di aggiungere quest'altro elemento, a me ispira di aggiungere quest'altro, a me invece fa schifo, bene, cambiamo, ripartiamo da zero completamente, finché non si crea, vanno anche a crearsi un po' automaticamente, ecco. Anche, cioè, cerchiamo anche di mettere un po' di ironia musicale, non solo dal punto di vista dei testi, come esempio cerchiamo, ovviamente alla lontana, perché Non potremmo forse mai riuscirci, di pensare come avrebbe pensato il buon vecchio Frank Zappa, una versione un po' più metal e più magari più pop, più semplice da ascoltare. Okay. E ci si riesce fin là, ovviamente. Però ci cerca di mettere l'ironia musicale. Ma può essere che avete cercato di far incontrare con questi pezzi Frank Zappa con Mike Patton? Sì, sì. Sono gli unici nomi che non ci hanno fatto litigare alla riunione per formare il gruppo. Quindi... Ah, ok. Quindi avete scartato. Sì, così ho a casa. La rosa. Bene. Ok, io direi di interrompere qua un attimino la chiacchierata e ci andiamo a ascoltare un altro pezzo. E dopodiché, magari preparatevi, che voglio fare una bella domandona relativamente alle tematiche che affrontate. Assolutamente. Quest'anno. Guarda, il prossimo pezzo, se mi permetti, lo presentiamo con il nostro slogan, esatto. Il nostro secondo slogan dopo Di giorno impiegati, di sera Giva Sbaraba. Il secondo slogan: vogliamo ricordare a tutte le donne che l'ascolto prolungato di Giva Sbaraba migliora l'erezione per durata e consistenza, quindi regalate il disco ai vostri uomini. Ma le donne non hanno erezione. Ma ho detto regalate il disco ai vostri uomini, sai? Ok, e cosa ci andiamo a ascoltare? Credo aver già dimenticato di presentarlo. Ci andiamo a ascoltare. Ci andiamo cristiano. Ci andiamo ad ascoltare un brano un po' ruffiano. Si intitola Devin Townsend, perché noi speravamo che lui ci producesse e invece no. E invece non ci ha prodotto. Esatto, però ringraziamo Danny De Vito. Questi sono ancora Giva Sbaraba. Thank you.
Si rimane allibiti di fronte a tanta tecnica perché è una prerogativa dei grandi maestri e della sacra scuola. È una nostra facoltà. E questo era Give Us Barabba, straordinario questo pezzo.